Amelia Ciampa, un appuntamento importante il 3 ottobre con la consulta delle donne, che cosa succederà? Allora, quello che succederà, io spero che ci sia parecchia affluenza, e sia di autorità che abbiamo invitato, sia di persone. Succederà che noi inaugureremo una piccola biblioteca ovviamente, che intende essere una biblioteca di territorio, quindi non è una biblioteca specifica per le donne, ma è una biblioteca aperta al territorio con i libri che tra l'altro ci stanno numerose persone donando, perché noi non abbiamo acquistato libri, ce li facciamo donare, sono libri di narrativa e fumetti. Qual è lo scopo? Ti chiederai, no, di questo. Lo scopo è questo: intanto la biblioteca ha un senso, perché il libro tu praticamente sei come un amico con cui confrontarti, una persona che ha scritto per te. Quindi cambiare un po' la prospettiva e provare a vedere se, soprattutto con i giovani, ma anche con i bambini, attivare letture anche collettive, oltre che prestito e così via, può ricondurre la persona alla parola scritta, al foglio che tu sfogli, e quindi anche all'odore del libro, perché è vero che il tablet oppure il computer ovviamente è un mezzo di enorme diffusione anche della letteratura e così via, però manca questo contatto, e questo contatto potrebbe anche significare una lontananza, una lontananza dalla persona che l'ha scritto, magari 3 secoli fa, forse 50 anni fa, forse l'anno scorso, e quindi diciamo metterti in comunicazione con la persona che l'ha fatto per te, ed è una cosa molto importante secondo noi. L'altra cosa importante è quella che la biblioteca può essere un momento di incontro. Quindi la possibilità di fare corsi, sia di lettura, presentazione di libri, presentazione di fumetti, di video, e quindi aggregare un po' di persone, di giovani, di adulti e di adolescenti. Ci sarà anche una pittrice? Sì, collaborano con noi veramente sia questa pittrice che esporrà la sua personale, e sia c'è una collaborazione con Arci San Gordiano, che è un'associazione che ha, praticamente siamo vicine di casa perché ha la sede qui, e che contemporaneamente faranno letture per dei bambini loro. E questa cosa è stata voluta proprio anche per far vedere che noi abbiamo questo intento a una comunicazione che sia non violenta, perché il problema più grosso della consulta è quello che le relazioni della consulta delle persone che si recano qui è che si trovano ad avere relazioni violente, o comunque che si improntano al sopruso, alla disistima e così via. Invece avere un punto d'incontro, avere la possibilità di parlare anche con altre realtà che si occupano di queste cose, che si occupano di famiglie, di bambini e così via, significa poter dire si può fare, si può stare insieme, si può dialogare. Ok. Questo.